Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come avete visto, ho diminuito tantissimo la pubblicazione di video sul mio canale perché abbiamo ripreso, però non parliamo, non diciamo niente a nessuno. Infatti, non volevo dire neanche sta cosa, però stiamoci zitti, speriamo che a settembre ci facciano lavorare sempre così. Vabbè, comunque l'attività dei video è sospesa per il momento, nel senso non ho molto tempo perché scendo solo per fare registrazioni per altri artisti, altre cose, vabbè. Volevo fare un attimo una cosa, tratterò l'argomento della batteria moderna e della batteria, diciamo, meno moderna. Cosa voglio dire? Cioè, il drumming dei batteristi al giorno d'oggi è migliorato, soprattutto per l'aspetto tecnico, in maniera esagerata, come si dice, esponenziale. Tecnica, precisione, è tutto più bello, però quello che si nota è che... Oggi stavo ascoltando Steve Ferrone in un live e tu senti che quel batterista ha uno spessore e un timing totalmente diverso, anzi una sensibilità del timing diversa da quella che hanno i ragazzi oggi, che sono preparatissimi, ma molto preparati, veramente una cosa strabiliante, però sono tutti appiattiti. Forse anche le sonorità, perché al giorno d'oggi gli ingegneri ci hanno dato la possibilità che con 4 lire puoi permetterti di avere uno studio di registrazione all'avanguardia, spendendo un centesimo di quello che bisognava spendere all'epoca per avere un suono professionale. Al giorno d'oggi, con poche migliaia di euro, forse pochissime centinaia di euro, puoi avere già un suono di altissima qualità. Ma tornando ai batteristi, allora. Ma ci sono, già ne ho parlato di questa cosa, di chopper drum, che sono tutti quanti bravissimi, hanno un groove, una precisione, però li senti tutti quanti che hanno un volume vertiginoso, strabiliante, fortissimo, e un appiattimento della batteria, non c'è più quell'excursus dinamico che una volta ti prendeva. Cioè tu senti uno Steve Ferrone, ha registrato senza click, anche con il click, lui gira attorno al click, però l'emozione che ti trasmette è uguale dall'inizio alla fine, sale in alcuni punti, poi riscende, ma è sempre là. Parliamoci chiaro: la precisione, quella là di stare tutti quanti precisi sul metronomo, è fondamentale. Il tiro di, cioè tirare dietro, tirare avanti, sono tutte minchiate perché fondamentalmente tu hai un tuo timing, come il tuo battito cardiaco. Ci sa chi ha un po' il battito più avanti, un po' il battito più indietro, e queste cose. Sono naturali, sono fisiologiche. È anche il timing della batteria, come il cantante intonato e il cantante stonato, cioè si nasce intonati, si nasce precisi. Tornando al discorso, questi batteristi che ho menzionato, fra Steve Jordan, Steve Ferrone, Steve Gadd, tutto Steve, Jeff Porcaro, che ne so, con l'aiuta. Con l'aiuto può fare quello che vuole perché veramente è qualcosa di un marziano. Però sul timing, cioè sul timing di Porcaro, io ho ascoltato alcune batterie. Lui sta dall'inizio alla fine. Non voglio parlare di precisione assoluta perché mettiamo le batterie elettroniche, però ha quella percezione di timing che è diversa. Noi dobbiamo andare precisi col metronomo, però bisogna studiare benissimo. Stare proprio al click, proprio devi sentire che non faccia nessun flam e ci sia sempre la stessa intenzione, sempre la stessa cosa. Però la sensibilità di questi batteristi che poc'anzi ho menzionato è strabiliante perché ti emozionano per delle cose infinitesimali che anche a computer non sentiresti, cioè, oppure se li senti a computer, ma chi se ne fotte, perché fondamentalmente quando suonano con gli altri musicisti, ho guardato di là perché lascio l'amplificatore del basso, lascio l'amplificatore di chitarra. Li ho immaginati che ci fosse, cioè ho immaginato che ci fossero delle persone qua a suonare con me. Quindi quando stai con questi musicisti, tu devi trasmettere. Molti di questi qua hanno fatto la storia della musica, soprattutto con canzoni che non avevano click, avevano direttamente il direttore d'orchestra che gli diceva, oppure l'arrangiatore dall'altra parte gli diceva: "Senti, Caia, fa che se suoniamo tutti quanti insieme". E quella è la cosa più bella. Io ho registrato poche cose live, nel senso senza metronomo, e avevano uno spessore, una qualità musicale diversa. Adesso voglio farvi sentire una cosa bellissima. Allora, è una ballad dei Toto che si chiama Out of Love. Allora, sentirete il suono del rullante, il primo suono del rullante,
che è un po' più fermo, come se non lo, cioè come se non avesse ancora la bacchetta messa bene in mano, ed è un pezzo di Toto suonato da Jeff Porcaro. Nel secondo colpo sentirete che è più aperto questo suono. Sono delle cose infinitesimali che si avvertono solo nei grandi dischi e soprattutto nelle grandi esecuzioni. Ma ascoltiamolo. Eccolo qua. Non so se ci avete fatto caso. Adesso cercherò di ripartire. Sentite. È più aperto perché l'ha dato più di emozione. Ragazzi, qua stiamo parlando di cose infinitesimali. Infatti, il primo colpo è na 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 na. Sta da un colpo di Charleston aperto, sempre con lo shuffle, e poi dopo non lo dà più quel colpo di Charleston, ma gli dà più cattiveria sul rullante ed esce questa cosa bellissima. Riascoltiamo. Queste cose impercettibili le possono tenere solamente quelli là che sono di extraordinary ability, ma le grandi abilità non sono solamente 100 all'ora sulla batteria o il suono fortissimo, perché avere un suono forte non vuol dire avere, cioè avere tanto volume non vuol dire avere un bel suono, e viceversa. Essere iperprecisi non vuol dire avere groove. Allora, precisi e intonati si nasce, puoi essere preciso perché è una tua dote e sei preciso sullo strumento. Intonato si nasce, si può migliorare. Io non sono un grande preciso, cioè col metronomo vado molto a tempo, senza metronomo mi faccio trasportare troppo, perché suono spesso sulla canzone e soprattutto sul cantante, perché il primo a dare la velocità del brano è il cantante. Quindi, come ho detto prima, queste cose infinitesimali, oggi vi ho fatto sentire questa canzone di Toto che si chiama Out of Love, dove ci sono queste due piccole faccetta, queste piccole cose che fanno la differenza fra il grande batterista e invece quello là che ha fatto e ha studiato tutta la vita ed è diventato bravissimo alla fine, però c'è sta poco cuore, c'è poco cuore. E questa cosa qua, come dice Tullio, con feeling, cioè bisogna avere questo fatto fra i musicisti e stare insieme a loro. Infatti, il consiglio che do a tutti è quello di studiare insieme ai musicisti con metronomo, registrarsi anche senza metronomo, soprattutto senza metronomo, e sapere se stiamo tutti quanti là, perché quando c'è quel fatto di quell'alchi si crea quell'alchimia e si suona spesso insieme agli stessi musicisti, inizi a sentire che quel colpo, quell'apertura, quella nota sembra che la stiamo dando tutti quanti insieme, cioè nel senso che sembra che il colpo di cassa che sto dando, all'interno del colpo di cassa io sto suonando il basso, e la stessa cosa l'avverte il bassista. Quando dà il colpo di basso, una nota di basso, sente come se stesse uscendo il suono della cassa dalle sue dita. Ok? Detto questo, ragazzi, alla prossima, ascoltate tutte queste sfaccettature, ma su qualsiasi canzone, anche sugli Incognito, ma su canzoni vecchissime soprattutto. E poi io dire una cosa, è più veloce qua. Noi abbiamo avuto Billy Cobham, Tony Williams, Danny Chambers, che facciamo, li buttiamo. Loro però avevano feeling! Ciao!